Ciao, sono Marco Gerace e benvenuti in questa nuova lezione del corso multimediale di chitarra moderna. In questa lezione vorrei parlarvi dell'esecuzione sulla chitarra della scala pentatonica minore. Come ricorderete dalla lezione precedente, abbiamo parlato della costruzione della scala pentatonica maggiore a partire dalla scala maggiore e della pentatonica minore a partire dalla scala minore naturale. In genere, quando si parla di scala pentatonica, ci si riferisce alla scala pentatonica minore ed è rispetto a questa scala che infatti che noi andremo a memorizzare le diteggiature e a memorizzare quindi anche la successione dei box, prendendo appunto come riferimento la scala pentatonica minore come diteggiatura numero 1. Vediamo cosa vuol dire questa cosa. Quando si esegue una scala sulla chitarra, si divide, diciamo, il manico in una serie di porzioni, in corrispondenza dei quali impariamo una diteggiatura, un box. Box sta proprio per porzione di manico che corrisponde a come eseguire una determinata scala in quella appunto zona della tastiera. Impareremo quindi box numerandoli dal primo, che corrisponde appunto alla scala pentatonica minore, con la nota fondamentale sulla sesta corda. Ad esempio, nell'immagine che vedete alla mia sinistra è visualizzata la scala pentatonica minore di Sol, avente al basso, appunto al terzo tasto sulla sesta corda, la nota di Sol. Le successive diteggiature che adesso vedremo non sono altro che le stesse note della scala, ma suonate in una porzione diversa del manico. Di conseguenza partiremo di volta in volta da una nota successiva della scala. Ma vediamo le varie diteggiature per spiegare appunto meglio il concetto. La prima diteggiatura della scala pentatonica minore di Sol è questa. Ok, se volessimo eseguire questa scala non più in questa zona del manico, ma in una zona più avanzata del manico, dovremmo quindi trovare una nuova diteggiatura che ci permette di suonare le stesse note, ma più in avanti. Ecco che ci viene in aiuto il box numero 2, che non è altro appunto che le stesse note, ma disposte, a partire dalla seconda nota della scala. In particolare, in questo caso, partiremo dalla nota di Si bemolle, che è appunto la seconda nota della scala. La diteggiatura quindi del box numero 2 è questa. Come vedete, quindi il box 2 parte come seconda nota del box precedente. Quindi, se il primo box era questo, il box numero 2 partirà dalla seconda nota del primo box. Stessa cosa succede con il box numero 3. Cioè, la seconda nota del secondo box era questa, e da questa infatti noi faremo partire il terzo box, che ha questa diteggiatura. Ok, andiamo avanti e suoniamo quindi il quarto box con lo stesso criterio. La diteggiatura è questa. Infine, l'ultimo box, che parte appunto dalla seconda nota del quarto box, che è il quinto box, che ha questa diteggiatura. Ok, a questo punto vorrei darvi soltanto qualche indicazione di massima sulla diteggiatura della mano sinistra. Queste scale in genere vengono utilizzate per improvvisare in generi come il blues o il rock. In questi generi si fa ampio uso di una tecnica come il bending, che consiste appunto nel tirar su le corde per ottenere una nota che si trova più in alto rispetto alla nota che stiamo suonando. Poiché il bending si suona spesso col dito numero 3 piuttosto che col 4, anche se non è impossibile suonarlo col 4, le diteggiature delle scale pentatoniche sono spesso adattate a questo principio esecutivo, per cui laddove
Avete visto l'utilizzo delle dita 1-4, e cioè in pratica in tutte quelle situazioni in cui abbiamo una distanza di 4 tasti nella diteggiatura, ad esempio nel box numero 1 la incontriamo nell'ultima parte della diteggiatura, qui. Non è escluso, diciamo, poter eseguire queste scale anche con l'utilizzo di 1-3. Anche in altri punti in cui appunto esiste questa distanza, ad esempio sul box numero 2, ma anche sul box numero 3 o il box numero 4. Insomma, esiste una certa elasticità nella scelta delle dita. Dipende anche un po' dall'ottava alla quale stiamo eseguendo una diteggiatura. Ad esempio, se la diteggiatura di Sol viene eseguita all'ottava più in alto, quindi al quindicesimo tasto, è chiaro che in questo punto l'utilizzo di 1-3, per esempio per la parte più alta della diteggiatura, è molto più comodo che non in questa parte del manico. Vi suggerisco di utilizzare le diteggiature 1-4 quando esiste la distanza di 4 tasti sulla diteggiatura e 1-3 quando esiste la distanza di 3 tasti. Successivamente, quando si passerà all'improvvisazione, quindi all'utilizzo pratico della scala, sarà possibile fare delle variazioni di diteggiatura. Questo perché? Perché il dito 4 in genere è il dito più debole della mano sinistra e l'utilizzo fin dall'inizio per imparare le diteggiature contribuisce a rinforzarlo e, diciamo, e a utilizzarlo più spesso, almeno in questa fase appunto di studio. Ok, per questa lezione è tutto. Nella prossima lezione ci occuperemo invece di eseguire alcuni esercizi per appunto applicare e memorizzare meglio le scale pentatoniche. Vi ringrazio di aver seguito questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!